soprattutto in questo anno del centenario, dove tutti quanti speravamo, soprattutto da tifosi, di vivere un campionato da protagonisti, ecco, nessuno si faceva illusioni, però eravamo partiti con tutti i presupposti, con Frustalupi, con la volontà da parte della società di spendere come è stato di più, con gli acquisti anche di giocatori importanti. Purtroppo ci siamo risvegliati in un brutto incubo e siamo retrocessi in Serie D. Così il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha commentato la retrocessione della Pistoiese in Serie D, dispiaciuto per la stagione negativa terminata con l'addio al calcio professionistico della squadra della città e chiamato nelle ultime ore in causa dal presidente Orazio Ferrari, che ha di fatto lasciato il club verso un passaggio di proprietà. Ringrazio il presidente, perché comunque 11 anni di storia della Pistoiese non si possono cancellare con l'ultimo evento. Lo ringrazio perché mi ha anche avvertito prima di mandare il comunicato. E adesso dobbiamo guardare al futuro in due modi. Intanto ho parlato con il presidente della holding, che presto si riunirà e alla riunione a cui parteciperò, immagino, già la prossima settimana. E l'altro obiettivo che tutti dobbiamo avere è quello di salvare la Pistoiese, nel senso che non si può lasciare in mano al primo salvatore della patria, al primo avventuriero. Nel mondo del calcio ce ne sono tanti che arrivano con lusinghe, promesse, salvo poi fallire addirittura il campionato in corso l'anno dopo. Quindi se c'è la possibilità, l'appello è a tutti i pistoiesi, dai tifosi alle istituzioni, alla holding, agli sponsor, a chi vuol fare ora un passo in avanti, di farlo per prendere le redini anche in modo collegiale della squadra. Un'amministrazione che conferma quindi la volontà di impegnarsi, come ha sempre fatto, per trovare una soluzione sia nella direzione di restare in Serie C, sia che ci sia la decisione di ripartire dalla D, con l'auspicio comunque che la Pistoiese possa restare nei professionisti. Anche se preferivo salvarmi sul campo, combattendo, mi auguro che possa essere ripescata e rimanere in Serie C. L'amministrazione d'altronde ha sempre lavorato per questa serie, la messa a norma dello stadio, con le verifiche sismiche e statiche della Ovest e la messa a norma, i seggiolini, l'illuminazione, i lavori in questo momento sono alla Nord, i lavori ai servizi igienici, tutto questo nelle commissioni che sono susseguite è fatto per uno stadio a norma, almeno per la Serie C. E lo stesso l'accordo e la gara vinta dalla Pistoiese per la gestione del campo del Boario e tutti i ragionamenti che stavamo facendo. Quindi noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato in questi anni per seguire la squadra nella Serie C e nei professionisti. E quindi la nostra impostazione naturalmente non cambia. Oggi il tifoso vero sa che, messo da parte la retrocessione amara, bisogna lottare per salvare la maglia, la squadra e i colori della società.